Hai mai bagnato il rosso? Che vuoi che sia, sarà acqua di rosa, come il bambino. Benvenuti, è stata bella la sigla. Allora, signori e signori, il primo argomento... No, diciamo, salutiamo innanzitutto il pubblico che sta a casa, spavanzato sul divano. Ciao, ciao. Siete la signora. La signora. Che sta facendo la signora? Ma però so, io non lo dico niente. Signore, si ricopre per favore, l'abbiamo visto con le zizze fuori. Parla gli altri, no? Quelli allora, che... no. Amici a casa, abbiamo avuto grande veramente una caterva di telefonate, di Maial. Sono arrivato un sacco di Maial qua, alla Maial in sovrimpressione. E la gente fa piacere che ci siano due paladini come me e te, che mandiamo i nostri grandi inviati. Quanti sono inviati? Uno. Roberto Vivarello lo mandiamo e lo al mandiamo Cirio là. E dove la mandi? Il primo servizio da dove parte? Parte proprio da Forte di Mamma. Forte di Mamma, e parliamo. Primo servizio di Forte di Mamma perché c'è la stazione che non funziona. Ma che stazione? C'è scritto qua, stazionamento. Ma stazionamento? Allora, i commercianti si lamentano che nonostante vi sia applicata una tassa di stazionamento... I commercianti! Quella tra le più care della Toscana, diciamolo che è quella tra le più care della Toscana. Più care della Toscana, commerciante, vuol dire che è gente che gira con la merce, con merce, merciante. Con merce che cammina, quindi commerciante, il mercatino di Forte del Mare. Bravo, bravo. E sai che succede nel commerciante, nel mercatino? Che succede? Quando piove diventa una pozza enorme. È d'estate commerciante. La pozza. D'estate i commercianti sono costretti a bagnare la zona. Pensa un po'. D'inverno è troppo bagnato. D'estate è poco bagnato. E allora facciamo primavera tutto l'anno. Perché urlare? E allora, signore e signori, mandiamo per favore il nostro Roberto Vivarello. Un servizio. Bene, siamo qui al mercato del Forte dei Marmi, una delle strutture dei mercati più importanti e più luxuri della nostra regione, che naturalmente è diventato un brand che si muove in tutta Italia. Però non siamo qui a parlare di quello che è il brand del mercato Forte dei Marmi, ma siamo qui a parlare di quello che ci è stato segnalato come disagio in questa piazza, la storica piazza del mercato del Forte dei Marmi, dove purtroppo anche oggi alcuni banchi non hanno potuto montare la loro struttura perché l'acqua di questi giorni ha reso impraticabile la piazza. Quindi vediamo un po' adesso quello che ci hanno a dire gli operatori del mercato. Allora, siamo qui con il presidente del consorzio del mercato Forte dei Marmi, Neve Lorenzoni, che ovviamente è un po' deluso da questo che è da questa situazione, perché pare che si paghi molto di suolo pubblico e manutenzione zero, giusto? Sì, è vero, ormai questa qui è una situazione che si sta protraendo da diversi anni. Abbiamo chiesto più di una volta interventi all'ufficio preposto di mettere che sulla terra, il ghiaino, di ripristinare le buche che ci sono, ma sembra che fino ad oggi non abbiamo avuto nessuna risposta, quindi è deludente e anche deprimente per un operatore venire a lavorare in una palude così. Quindi anche il pubblico è un pochino pubblico, gli acquirenti sono un pochino demotivati. Infatti se te guardi l'entrata venendo da Piazza Marconi, dato via Matteotti, la gente quando arriva si rigira che vede che c'è il fango e non entra nemmeno nella prima. Quindi a livello anche commerciale, diciamo, gli operatori che sono dentro sono penalizzati al massimo. Ma questo succede quando piove copiosamente come in questi giorni, oppure anche quando ci sono piogge un pochino più lievi e leggere? Ora devo dire che ultimamente la pioggia ci ha martellato da due mesi, magari quando piove il martedì, normalmente il mercoledì c'è questa situazione. Allora se piove durante la settimana, che ne so, piove il sabato, quando arrivi al martedì magari è un pochino più asciutto, però chiaramente non si può andare avanti
d'estate c'è la polvere perché dobbiamo annacquare noi con le pompe, d'inverno c'è il fango perché sembra essere una palude, una risaia, quindi credo che nel 2016 questi operatori non possano lavorare in maniera così disagiata. Quindi c'è da dire che cosa chiede il consorzio, cioè gli operatori del mercato del Forte dei Marmi, chiedono che ci sia più manutenzione o perlomeno c'è la manutenzione relata al punto di quello che spendiamo. Certo, no, perché noi chiediamo che venga ripristinata l'area in maniera che venga messa in una situazione agevole per poter lavorare con i soliti diritti che hanno gli operatori che sono fuori, dove c'è l'asfalto. Quindi io credo che sia nel 2016, con quello che paghiamo di solo pubblico, con anche l'immagine che ha Forte dei Marmi, dover far lavorare 49-50 operatori in questa situazione che sia veramente deprimente. Quindi giustamente noi gli operatori nel mercato creano un brand che esportano in tutta Italia, anche all'estero, e avere proprio qui nella sede storica, nel punto in cui è nato il mercato del Forte dei Marmi, il mercato del Luxury del Forte dei Marmi, avere questa ambientazione non è bello. Comunque seguiamo un pochino e vediamo un po' tutta l'area. La passeggiata un po' disagiata. Com'è? Il posto è bellissimo per il mercato. Sarebbe sufficiente tenere a posto, soprattutto dove passano le persone, salvaguardare le pinete, dove c'è il passaggio, che i banchi sono bellissimi qui sotto. La gente si trova bene d'estate, c'è l'ombra, c'è più aperto. Bisognerebbe trovare, che poi non penso sia un gran problema, trovare una soluzione per il giorno d'oggi per salvaguardare appunto le pinete, nel passaggio della gente. In questo storico, storica piazza del mercato, praticamente voi, come avevamo già sentito, chiedete un po' di manutenzione, niente di più. Sì, ma anche nella spesa nostra possiamo partecipare anche noi. È importante, avete detto che voi siete disposti anche ad anticipare le spese della manutenzione, cosa che non viene fatta abitualmente, purché sia fatto. Ma come mai questa insensibilizzazione dell'amministrazione comunale? E non so, perché poi non sono proprio di qui, nei problemi propri non li so, però secondo me il posto che è, siamo Forte dei Marmi, non siamo non so, l'ultimo paese. Certo, quindi le soluzioni le sapranno anche, ma gli architetti, il geometra, l'ingegnere che hanno in comune, penso che bene, ma nel senso buona volontà. Perché come sapete il mercato del Forte dei Marmi vende soprattutto roba di qualità, merce di qualità, cioè è una boutique a cielo aperto. La boutique a cielo aperto non si merita questo disagio, giusto? Guarda. Bene, grazie mille. Allora, andiamo a vedere altri operatori. Bene, abbiamo qui un altro operatore che vende roba di una bellezza per la casa, giusto? Com'è questa situazione qui al mercato del Forte dei Marmi? È una situazione, come vedete, indescrivibile. Non si chiama più Forte dei Marmi, ma si chiama Forte dei Fanghi. Ah, Forte dei Fanghi, questa è una battuta, un aforismo carino, Forte dei Fanghi. Qui, beh, siamo a Marina, c'è una marina, esatto. Quindi c'è l'acqua. Però, a parte le battute che vengono di conseguenza, però, purtroppo... roba dal terzo mondo. È una cosa proprio indescrivibile e vergognosa per l'amministrazione, per tutto, per noi che dobbiamo lavorare e anche per l'amministrazione che effettivamente qui non fa una bella figura. Nonostante prenda una somma considerevole, esatto, per il suolo pubblico. Il suolo pubblico più alto che abbiamo noi in tutta la Toscana. Quindi noi chiediamo ancora una volta all'amministrazione comunale del Forte dei Marmi di provvedere a risolvere questo sia per gli operatori ma anche per la gente che da fuori viene. Esatto, perché effettivamente la gente che viene sulla strada qui si sporca e non entra nemmeno dentro. Giustamente, quindi invitiamo ancora una volta il comune a dare una mano agli operatori. Grazie mille. Grazie mille. Un altro disagio è stato nel disegnare i banchi che un tempo erano 35 centimetri, ora sono poco più di 20-25 centimetri il passo che c'è fra un banco e l'altro, il che è insufficiente. Allora, come avete potuto vedere, il disagio è notevole, quindi siamo qui a vedere di poter
sensibilizzare la manifestazione popolare con questo marchio, che è il brand del Forte dei Marmi, che è un marchio che viene sviluppato anche in altre regioni e all'estero, per il blitz Forte dei Marmi a voi studio. Queste cose non si fanno. Questa cosa non è ammissibile, che cioè, la polvere in estate e d'inverno là. Che? Che estate? Che? No, che estate? Che? Ma è così. Che estate? Che? La sa. È così, quando lui si arrabbia, le sente sue queste cose che succedono. Adesso andiamo a piazza. È facile. Siamo a piazza vicino a Pistone. È facile la piazza, ci avrà un nome sta piazza. Che vai in piazza? Quale piazza? No, è tutto. Tutta piazza! Ma tutta una piazza sola! Ci sono tante piazze, una strada che porta alla piazza! Dacci un'indicazione! Non hai capito, si chiama piazza! Paesino vicino Pistoia, proprio piazza. Tutto il paese si chiama piazza, sì! Gli abitanti di piazza, come si chiamano? Monumenti! No, questi che sono la piazza, i piazzaioli! O piazzesi! I piazzisti! I piazzisti! Insomma, gli i piazzisti. Gli abitanti lamentano la mancata manutenzione di una fonte, capite? Sorgiva. Una fonte sorgiva che ci si è pure abbeverato Napoleone. Addirittura. Napoleone. Ma è la mancanza di questa manutenzione di quella volta nel campo sportivo, capito? Sportivo. Sai cos'è adesso il campo sportivo, che è così adesso? La piazza. Una pozzanghera abbandonata. Pensavo avessero fatto un parcheggio, capito? Vicino alla piazza. Noi vogliamo dare un consiglio. Avete questa piazza? Se piantateci il riso e fate le risaie, che la risaia di piazza, giustamente le risaie di piazza. E le risaie a noi ci fanno comodo, capito? Vabbè, andiamo a piazza con uno dei nostri più bravi. Piazza, Roberto piazza, Vivarello, piazza, Vivarello, piazza, va. Piazza. Siamo in un bel paesino sulla montagna, sulla collina pistoiese che si chiama Piazza, dove qui siamo nel bosco praticamente, in quello che un tempo era un ritrovo dei paesani qui di questa piccolo borgo che è Piazza. Abbiamo fatto un esperto della storia di questo paese, che è Valerio Fagioli, che viene qui adesso e ci spiega un po' le origini di questa fontanella che è qui dietro alle nostre spalle. Come è nata e quali sono le sue realtà? Premetto una cosa, non sono affatto uno storico, ma sono un abitante di piazza da una vita. Di conseguenza tantissime cose che so sono quelle acquisite durante la vita qui dentro. Niente, questa è una fontana, una fontanella, una fonte, chiamavano come volete, che forse che fosse un altro posto sarebbe stata valorizzata in una maniera eccezionale, perché è una fonte che risale a 1508, quando l'arcivescovo o cardinale, non so, questo scusatemi il lapsus, Pandolfini trovò quest'acqua e fece questa piccola fonte, una fonte che poi portò l'acqua nel 1913, quando iniziò a costruire la villa di Igno, una villa che ora è privata, è una bellissima residenza, divenuta Villa Vescovile, sì. Niente, questa fontanella, ora queste sono delle cose che forse possono interessare relativamente, quest'acqua è stata, ha dissetato imperatori, in questo caso Napoleone, delle regine, o perlomeno era sempre principessa, ma divenne regina di Francia, Caterina de' Medici, i papi, in special modo mi sembra, se non erro, Leone VI, mi sembra qualcosa del genere, però sono cose queste. Comunque vi dico che è una fontana eccezionale, è una fontana che a Piazza l'amavamo, era il posto, diciamo, lo struscio della domenica dei tempi passati. Infatti una di queste notizie, scusatemi perché qui si cade. Vedete, sì. questa è la diretta proprio. Sì. Sono proprio il disuso. Qua su in cima c'è una grossa pietra arenaria dove c'è scritto in latino la data di costruzione della fontanella, è scritta a latino, io non ve la so leggere, comunque si vede Cardinale Pandolfini 1508, è una dimostrazione lampante di quando è stata costruita. È documentata. Nel 1985 il popolo di piazza, autotassandosi, restaurò un attimo questa. No, si vede anche le piccole cose che erano state fatte, aveva restaurato questa fontanella. Poi successe che a un certo momento chiesero l'analisi dell'acqua e purtroppo venne fuori che era inquinata. Un paese di poeti, di scrittori
di contadini, anche di bestemmiatori, ma chi non lo era all'epoca? Che ci fosse il sole oppure il piovasco, era un via vai la sera e la mattina, venivano un motorino e senza casco a fare scorta di quest'acqua sopraffina. Chi aveva la bottiglia oppure il fiasco, o se potesse parlar la pandolfina, raccontar di amori nati e giochi di bambini, riprenderebbe in vita i due delfini. Il nostro cantore ha citato una parola molto importante, l'acqua sopraffina, ma pare che sono state fatte qua delle analisi da un... anzi, raccontaci un po' questa analisi di quest'acqua. Infatti uno dei maggiori sostenitori della pandolfina era Francesco Ballati, babbo della Silvia, tu conosci molto bene, tu coetanea. Niente, a spese sue fece analizzare quest'acqua al reparto di chimica dell'Università di Firenze. Il responso fu che era un'acqua talmente pura batteriologicamente, con una leggerezza eccezionale, ecco la sopraffinità che diceva il nostro cantore, atta addirittura ad essere imbottigliata. Tant'è, non so per quale ragione, la Tesorino, proprio tu me l'hai suggerito te, arrivò a queste analisi, e dei tecnici vennero qui per ipotizzare l'imbottigliamento, però vista che la pochezza dell'acqua che c'era non se ne fece nulla. Allora, qui abbiamo un piccolo aneddoto. Questa pietra che vediamo ha una storia ben precisa, sempre in questo famoso campo sportivo, che il signor Fagioli adesso ci rammenta e ci sintetizza. Nulla, è abbastanza semplice. Credo negli anni 60, il comune di Pistoia, prima c'era un piccolo spazio qui, uno spiazzo era polveroso, decise di farci un campo sportivo, mandò su operai e bulldozer che l'allargarono. A quei tempi, come ti ho detto te, si poteva giocare perché era discreto. Nulla, quando stavano eseguendo i lavori, venne fuori proprio in quella zona lì un masso enorme che veniva fino all'altezza e ci siamo noi. Di conseguenza non sapevano come toglierlo. Chi trasse d'impaccio il tutto fu Renzo Gualtierotti, universalmente conosciuto come Caetta, questo era il suo soprannome. Una sera venne qui con i paesi, tra l'altro. Sì. Venne qui con martelli, mazzoli, scalpelli, fece dei buchi in questo masso. Aveva portato dinamite che probabilmente demoliva Pistoia se fosse stata sistemata ad hoc. Scappammo, avvertimmo qui d'intorno che c'era questa esplosione. I vetri delle case vicine andarono in frantumi e in frantumi andò anche la pietra perché sparì completamente. Allora, come abbiamo potuto documentare, grazie anche al prezioso intervento di Valerio Fagioli, paesano di piazza, qui ci sono un ex campo sportivo, un ex fontanella che speriamo riesca nel tempo a ritrovare i suoi fasti degli anni 60 e 70, perché ha fatto veramente, è la storia di questo paese. Per adesso è tutto, piazza Pistoia, a voi studio. Guarda, hai visto la piazza come era messa la piazza? No. A piazza, era messa così a piazza. A noi dispiace, amici del Blitz, se avete qualcosa che non vi torna, ricordate di mandare le Maial. Mandate le Maial qua. Dove avete messo che la piazza? Fanno comodo. No, l'hanno messo. Una Maial in più, una in meno, fa sempre comodo in casa. La Maial, quella telematica. Ah, sì. La Maial telematica. Io pensavo, ero già ridere, la tua ignoranza mi fa ridere, pensa un po'. Allora, parlate con... parliamo adesso di case cantoniere. Oh, ecco. Case cantoniere che sono pericolose quando passi con la macchina, che scanducci, è pericoloso perché c'è l'ancolo, no, la casa angolare, no, la cantoniere, nel cantone della... Tu sei ignorante nel senso che ignori. La casa cantoniere. Oh, ma capite la casa? Dove fanno il karaoke e ci divertiamo, tutta la gente che canta, la gente che entra. Che è successo? No, a così. So che hai canti bene, però sentite la tua voce che. Tempo Gigi D'Alessio che stiamo arrivando, Topo Ciccio. Allora, no, le case cantoniere sono quelle che hanno quel colorino un po' bordeaux. L'hai mai visto quel bordeaux? Io una volta ho bordato uno che mi dava fastidio, l'ho bordato. Ha fatto buono, ha fatto buono. Ha fatto buono, però scusi, cosa hai mangiato? Aglia. Va bene, sfiato. Non so se sfiata, se sfiamma, ma sfiata. Sfiata molto l'aglia. Allora, le case cantoniere. Cantoniere! Il disuso e l'abbandono. Cantoniere!
Io canto perché sono un cantoniere. Allora, vengono prese in considerazione tre case cantoniere dislocate nella montagna Pistoia. Dislocate? Già questa cosa fa fastidio! Località Cireglio. Cireglio. Valle del Reno. Valle? Del Reno. Un pochino mi fa male, calma. E sulla strada regionale 66 e zona traforo della collina sulla totale Porretta. Guardiamo queste cose. Perché quindi, pure il porro da un po' di... Sì, ma l'ho mangiato ieri. Mi si sta afflosciando. Quindi adesso andiamo a vedere queste case cantoniere. Il nostro caro amico Roberto Pivarello. Bene, per il disuso e l'abbandono siamo a verificare lo stato di abbandono delle case cantoniere, le case dell'ANAS, o meglio chiamate le case rosse. Qui siamo sulla statale regionale 66, dove a Cireglio, dove praticamente c'è una di queste case che un tempo era abitata da quelli che erano gli stradini, gli operatori dell'ANAS e le loro famiglie. Quindi queste case che un tempo erano bellissime, adesso lasciate così, in totale abbandono. Allora, qui Cireglio, ANAS, questo erano anche curate nei dettagli. Questo è un dettaglio con una ceramica posta all'ingresso, un campanello in disuso e proprietà privata. Ma proprietà privata di chi? Della regione, della provincia, dell'ANAS. L'ANAS a chi appartiene? Indagini fatte, no? Nessuno poi vuole saperne di queste case, perché sono dei veri e propri problemi dovete gestire, perché non sono state gestite in modo giusto in passato. Quindi queste, cari signori, sono tutte case, ne vediamo adesso alcuni esempi, ma sono tutte case fatte con i soldi dei contribuenti, e sono tante, credetemi, veramente tante in Italia. Ma andiamo oltre. Queste case cantoniere un tempo servivano anche per tenere gli oggetti, ma sostituite da questi grossi capannoni in metallo, dove adesso sono usati, penso, tenerci dentro gli automezzi, gli spalaneve, oppure un semplice badilio, tutti oggetti che servono per la manutenzione delle strade, e mentre le case, purtroppo, ahimè, sono alla totale rovina. Bene, questa seconda casa cantoniera, perlomeno il buon senso di metterci un vendesi lo hanno avuto, però chissà quando e chissà già in quale stato versava questo immobile. Un immobile ancora che possiamo vedere ovviamente in totale abbandono, in totale proprio disuso, ma una cosa veramente, veramente al limite della decenza. Possiamo vedere ci sono anche delle piccole aperture per entrare dentro. Manca il tetto. Manca tutto, e qui siamo ancora nella via statale, strada statale 66, sulla montagna pistoiese, dove proliferavano queste case cantoniere che, come abbiamo già detto, ospitavano i lavoratori dell'ANAS. Allora, voi non potete vederlo perché ovviamente è difficile, noi non entriamo dentro per ovvi motivi di privacy e motivi di sicurezza, ma all'interno di questa fatiscente casa cantoniera, sita sulla strada regionale 66, ci sono ancora dei cartelli stradali che dovrebbero essere usati per segnalare i pericoli sulla strada, però qui non c'è niente di cui possa dire ci sono, signori, c'è il pericolo, perché non c'è un cartello di pericolo, anche se è chiuso, comunque anche se è chiuso da un recinto, però un recinto buttato giù da questa vegetazione che sta piano piano ingollando quello che un tempo era una casa abitata da persone, e sempre ovviamente fatta con i soldi del contribuente. Allora, siamo alla vertice della strada statale 64, detta la Porrettana. Anche qui possiamo vedere questa casa cantoniera in totale disuso e abbandono. Vediamo la parte anteriore, ANAS, casa cantoniera, quello che è rimasto delle scritte che un tempo troneggiavano sui muri di queste che erano le case rosse, adesso nemmeno più rossa. Parte anteriore del tutto
tutto caduta, una finestra con all'interno chiaramente tutto rovinato, senza tetto. Questo è un altro scempio fatto con i soldi dei contribuenti, le case rosse dell'ANAS. Qui Pistoia, a voi studio. Io rimango così, rimango abbasito, io rimango abbasito. Sono stanco di vedere queste cose, questo abbandono. Io sono veramente stanco. Noi siamo venuti via da Napoli pensando che qua c'è tutto a posto, invece no, qua stiamo guaiato. Ha fatto paura sta cosa che mi passava vicino, un guaio che mi gira intorno. Mi ha dato fastidio. Rilevalo che hai fatto. E io ti rilevo tu e lo butto via. Via. Allora, se allora. Avete visto che il blitz serve per questo, per blizzare. Noi blizziamo. E quindi noi vi aspettiamo tutte le settimane qua quando tutte le settimane che ci stanno le repliche. Perché dipende da Roberto Vivarelli, perché ultimamente deve l'occhio giallo. Che anche lui tiene una famiglia, mica può sempre andare in giro. Ma l'ha visto. Per cui vi diciamo, voi che ci seguite, se avete qualcosa da denunciare, mandate una maglia. Mandate la maglia oppure fate un filmato col telefonino e mandate. Mandate, addirittura mandatele e poi ve la mandiamo. Fatele inviare, inviatele che noi vi inviamo. I fratelli Gaianella vi aspettano in qua, in questo Cirinello, canale. Cirinello Gaianella. Si ci vede.